Ma dai, io non ci posso credere però, non ci posso credere. Queste finals sono iniziate come peggio non si poteva. Fra la questione biglietti e il ritiro di Matteo Berrettini, veramente sono iniziate come peggio non si potrebbe. Poi sì, bella la cornice di pubblico, bello il fatto proprio di avere le finals in casa e di giocarsi nel caso di Matteo le finals in casa. Ed è questa la cosa che più mi rode. E se rode in questo modo a me, figuriamoci a Matteo che esce dal campo in lacrime. Cioè, vabbè, ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Purtroppo dobbiamo commentare questo match, questa ora e mezza di match che di fatto è stata caratterizzata unicamente da un set più un game del secondo set, poi Matteo all'improvviso e nuovamente maledizione, maledetti addominali, riavverte un dolore su una torsione. Prova poi, si fa curare un po' dal fisioterapista, ma quando, ed è stata detta anche in telecronaca questa cosa, quando sei già così caldo e avverti un dolore così pungente, significa che è qualcosa di più di una contrattura, per forza di cose, non può essere curabile in campo e neanche a breve, intendo neanche nei prossimi giorni, almeno credo, queste sono le sensazioni mie, e credo che le lacrime di Berrettini si riferiscano proprio al fatto che lui sappia in cuor suo di doversi ritirare dal torneo, e farlo in questo modo è una cosa veramente una coltellata, assolutamente una coltellata, perché tu giochi in casa, davanti al tuo pubblico, te la sei giocata comunque nel primo set, potevi fare meglio, e adesso alla parte giocata del match ci arriviamo con calma. Lo perdi al tiebreak, poi comunque stai provando a reagire nel secondo set, mazzata che, cioè, ti uccide, moralmente ti uccide, perché tu sapevi da tempo che le finals sarebbero state a Torino, te le sei guadagnate con i risultati, con la finale di Wimbledon, con la finale di Madrid e con altri tornei, ovviamente, fra cui anche vittorie. Prima partita sei costretto al ritiro. Cioè, posso solo immaginare, anzi no, come potrà stare nei prossimi giorni Matteo. Cioè, ma è inevitabile questa cosa, non ci dormirà la notte, assolutamente. Delusione totale, l'unica consolazione qual è? È che, essendo Sinner la prima riserva, qualora, ed è molto probabile, almeno secondo me questa cosa, Matteo non riuscisse a continuare il torneo, entrerebbe in gioco Jannik Sinner, quindi vedremo comunque un italiano all'opera, certo che questa macchia gigantesca su queste finals purtroppo rimarrà. Veniamo alla partita giocata, proviamo a dire due parole sul set e un game che abbiamo visto. E nel primo set è stata una partita equilibrata. Diciamo che Zverev poteva sfruttare un pochino meglio i game in risposta, perché Berrettini ha dovuto comunque annullare, grazie al suo servizio, tra l'altro, 4 palle break. Nel finale del set, Zverev concede 2 set point sul proprio servizio. Zverev che deve mantenere il servizio, perché siamo sul 6-5 per Berrettini, che, spinto dalla carica del pubblico, spinto dal proprio servizio, da soluzioni che riesce a trovare con continuità, mi vengono in mente anche quelle due discese a rete per confondere un po' le idee a Zverev nel momento in cui Matteo doveva aggredire, e riesce a complicare la vita a Zverev. Poteva fare meglio Matteo, tra l'altro non sveglissimo nel chiamare due challenge, sarebbero stati 2 punti suoi, soprattutto uno sarebbe stato un punto importantissimo.
Zverev salva due set point per bravura sua, ma anche per demeriti di Matteo che poteva fare meglio. Si giunge quindi al tiebreak. È un tiebreak comunque equilibrato. Matteo conquista un mini break, o meglio, strappa un mini break all'avversario. Poi però lo subisce di nuovo e lì eravamo su 5-3. Se avesse sfruttato al meglio quella palla, saremmo andati sul 6-3 e lì si sarebbe potuta mettere su un binario favorevole per Matteo. Scusate se mi impiccio, ma sono abbastanza teso e nervoso. Zverev però recupera il mini break, si va 5 pari, 6-5, 6 pari nuovamente, 7-6 per Zverev. E qui che cosa succede? Che Zverev ha il set point, o meglio, prima ce n'aveva avuto uno, ma sul servizio di Berrettini, e Berrettini agevolmente con il servizio lo aveva annullato. Poi, a causa del mini break concesso da Berrettini, ne ha uno sul proprio servizio. E lì Matteo fa un qualcosa di stupendo e fa vedere che comunque c'è con la testa, non vuole mollare nulla e con un passante stupendo lungo linea, Zverev deve allungarsi e fa quello che può, e poi Berrettini comunque di dritto chiude. Quindi Berrettini salva questo set point. Poi però Zverev comunque va 8-7 va 8-7 perché ha un altro servizio, quindi anche lui un martello. Diciamo che si sono scontrati due martelli al servizio, un po' meglio. Un pochino meglio Zverev nel complesso, in quanto a percentuale, ecco. Poi però Matteo, proprio su un altro set point a favore del tedesco, ma sul proprio servizio, deve fare i conti con una risposta sulla riga stupenda di Zverev. Prova come può Matteo a controbattere, di controbalzo, scusate il gioco di parole, ma palla che va in rete e primo set per Alexander Zverev. Il secondo set, all'inizio del secondo set, devo dire la verità, avevo avuto l'impressione che Matteo fosse un pochino scosso dal set perso. In effetti stava faticando un pochetto. Nel primo game comunque Zverev 40-15 e va avanti 1-0. Nel secondo game Matteo stava arrancando un pochino, un errore un po' diciamo gratuito, ecco, quindi la mia sensazione era questa, non lo vedevo poi così bene. Poi però tutto è passato in secondo piano per questo maledetto infortunio, probabilmente agli addominali, perché quando va a torcere il busto sente dolore, poi al colpo successivo si gira verso il proprio angolo e scoppia quasi in lacrime, poi scoppierà definitivamente a piangere nel momento in cui si dovrà ritirare. Zverev lo andrà a consolare, scavalcherà la rete e lo andrà a consolare anche. E quindi bella scena anche quella. Zverev che di fatto non esulta, come è giusto che sia, ma è stata una cosa sincera e si è vista. Tra l'altro sulla telecamera poi disegna anche una faccina triste, una emoji triste. E quindi, che dire, bruttissimo, bruttissimo, ripeto, giochi in casa, sei costretto al ritiro. Non ho altre parole, sinceramente, non ho altre parole. Chiudo il video dicendo solamente che nell'altra partita del girone, oggi alle ore 14, Medvedev aveva battuto in rimonta Hurkacz dopo aver perso il primo set al tiebreak, 7-5, e nei successivi due set viene fuori il momento ottimo a livello sia mentale, perché sembra un automa Medvedev, scusate, delle volte, e poi l'efficacia dei suoi colpi è veramente veramente alta, veramente alta. Stilisticamente è assolutamente non perfetto, ma come ha detto Paolo Lorenzi su Sky questa mattina in uno dei vari collegamenti, credo nello studio Sky, insomma, prepartita. Chi se ne frega dell'estetica? Se i colpi sono efficaci e se quei colpi ti portano ad essere il numero due del mondo e a vincere uno slam, chi se ne frega di tutto il resto? Quindi chiudo il video con questa cosa qui. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, che cosa vi devo dire.
Io vi ho detto la mia, ma credo che tutti siamo abbastanza arrabbiati, sconfortati e rammaricati. Ripeto, l'unica cosa che ci consola è il fatto che entrerà in gioco probabilmente a questo punto Jannik Sinner. Mi dispiace veramente tantissimo, tantissimo per Matteo. Ci sono rimasto come uno scemo nel momento in cui l'ho visto quasi piangere. Ci sono rimasto veramente come uno scemo davanti alla TV. Come uno scemo. A bocca aperta e senza parole. Buonanotte a tutti, ragazzi.